Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, ben ritrovati per questa puntata molto speciale. Infatti non vedevamo l'ora, prima di tutto, prima di spoilerare tutti i nostri argomenti, al mio fianco Elvira Vigliano. Buon Ciao pomeriggio. Alessia, ben ritrovata. Finalmente è arrivato il momento. Finito il Grande Fratello, si passa al Al Sanremo, Grande al Sanremo. Grande Sanremo e soprattutto siamo anche stanche perché è finito anche tardino. Sì, è finito molto tardi e per noi lavoratrici, sin dalla mattina, è stato veramente un problema. Però era un must, non potevamo farne a meno. Eh sì, poi la prima puntata è sempre la prima puntata, c'era questa grande curiosità, soprattutto di questa nuova cornice senza pubblico con Fiorello che ha parlato alle poltroncine. Diciamo che lui riesce a rendere qualsiasi ambiente pieno di entusiasmo, di solarità, insomma, non si è sentita la mancanza del pubblico, devo dire la verità. Forse per i cantanti è stato un pochino più difficile perché, insomma, tra questi Fedez era quello più agitato rispetto, diciamo, Immagina alle col pubblico proposte. poi sarebbe morto, Col non pubblico so. penso sarebbe morto e non è stata, diciamo, non è stato il suo primo Sanremo, quindi questo fa pensare. Probabilmente la situazione Covid, insomma, ha lasciato in eredità a questi cantanti un peso importante. Sì, poi effettivamente anche la tensione di non calcare un palcoscenico da più di un anno, proprio da quando è subentrato questo Covid, quindi forse anche un po' di ansia da prestazione, poi parleremo anche di Fedez tra poco. Sicuramente l'ansia da prestazione c'è perché è un palco importante, poi c'è quella scalinata che insomma fa paura un po' a tutti, però è come se fosse diciamo la prima volta per tutti, anche se che hanno varcato diciamo quel palco per tante volte, è sempre una nuova emozione e ogni volta diventa sempre più difficile a seconda poi di quelle che sono le ere. Esatto, iniziamo subito perché abbiamo tantissime cose di cui parlare. Avremmo voluto dividere la nostra scaletta tra commenti agli outfit e le canzoni e quindi una parte più musicale, però faremo tutto insieme. Sì, per Quindi forza. commenteremo in rassegna un po' tutto ciò che è successo e non possiamo che iniziare, visto che ne avevamo parlato già nella giornata di ieri, con l'incognita, ma chi sono questi giovani, queste nuove proposte? Finalmente lo abbiamo scoperto e in parte lo abbiamo anche capito. Tantissimi volti nuovi, possiamo dire, del panorama musicale italiano. Io devo dire la verità, sono stata abbastanza brava perché ho subito individuato i due migliori. Infatti sono stati coloro poi che sono passati alla fase successiva. Parliamo di Gaudiano, che è stato il primo ad Sì. esibirsi, anche una canzone molto molto carina, devo dire, la classica canzone sanremese, che poi è stato diretto dal maestro Beppe Vessicchio, per la tua Finalmente, gioia. per la mia gioia, perché non è un Sanremo senza Vessicchio, è l'orchestraio di tutto, diciamo. È vero, infatti la domanda calda era proprio chissà dov'è Beppe Vessicchio, infatti l'abbiamo visto subito, anche se è stata l'unica sua apparizione, chissà se nella serata di Sì, io oggi. spero che ritornerà perché insomma la sua presenza, benché sia molto silenzioso, comunque la sua presenza dà anche supporto ai cantanti perché comunque è un autore, un musicista che ha sempre accompagnato i cantanti e ha fatto poi parte anche della loro preparazione, quindi è un viso conosciuto, un punto di riferimento per molti. Grande esperienza, poi assolutamente tra i migliori. E poi, sempre parlando dei giovani, c'è stata Elena Faggi che sembrava un po' Alice nel Paese delle Sì. Meraviglie con questo vestito particolare, questi fiocchi, quest'aria un po' svampita e spensierata. Devo dire che più che Sanremo sembrava il Carnevale di Venezia, questo dobbiamo dirlo, però insomma voler imitare poi dei look diventa difficile perché insomma ognuno di noi guarda Sanremo anche per cercare di imitare qualche dettaglio, no? Perché si creano nuove mode. In questo caso devo dire che quest'anno è molto difficile, ho paura delle prossime serate perché la prima serata è stata Sì, catastrofica. guarda, sei stata carina a dire il carnevale perché i miei amici sono stati più impietosi in un gruppo che abbiamo insieme e hanno detto che sembrava una sagra di paese ad un Ecco certo appunto. punto con tante voci distorte.
forte anche di numerosi cantanti che utilizzavano l'autotune, quindi veramente situazioni molto imbarazzanti, ma ne parleremo tra pochissimo. Continuiamo a parlare dei giovani, infatti poi c'è stata la particolarissima performance di Avincola con questo pallone vestito anche in una maniera particolarissima, con il pallone lanciato da Amadeus, perché guai a toccare oggetti, a passarsi fiori, a passarsi cose, c'è questo protocollo super rigido da rispettare. E poi Forecast, che è stato il secondo giovane che è passato alla fase successiva delle selezioni, con una ballata che possiamo dire la classica canzone sanremese. Sì, diciamo che tutti e quattro rientravano un pochino in quelli che erano gli standard, e anche dal titolo delle canzoni era abbastanza chiaro poi la dinamica del testo. Mi aspettavo però dai giovani qualcosa di più, sì, dico la verità, perché anch'io. Comunque, come ne abbiamo parlato poi nelle puntate scorse, i giovani sono comunque la realtà di oggi, e magari da loro ci si aspetta non la solita canzoncina sanremese, però un qualcosa che abbia un peso sociale maggiore. È vero, poi stasera ci saranno gli altri quattro giovani con anche altri volti conosciuti, i famosi gemelli che erano stati positivi al Covid, Davide Shorty, noto anche in un altro talent della TV, quindi magari con più esperienza ci possiamo aspettare anche delle canzoni un po' più elevate anche socialmente, quindi aspettiamo e vediamo. Per come prima serata però devo dire che questi ragazzi hanno portato a casa buona parte del pubblico, perché comunque dai social e dai vari sondaggi che ci sono stati, insomma, questi ragazzi hanno colpito nel segno ogni target del pubblico. Hanno avuto la fortuna di cantare tra le 9 e le 10, quindi erano tutti ancora belli, arzilli e svegli, e questo è un grande problema, insomma, perché poi la tensione si accumula e poi si possono commettere anche degli errori. Il problema dell'autotune che hai menzionato prima va un po' in contrasto con quello che è la dinamica di Sanremo, perché insomma, salire su quel palco e utilizzare l'autotune significa poi come cantare in playback, insomma. Improponibile, davvero è stato un colpo al cuore, poi ne parleremo anche dopo analizzando precisamente coloro che l'hanno utilizzato, quindi saremo proprio cattivissime. Terribili. Parliamo anche dei presentatori, infatti abbiamo già accennato a Fiorello e Amadeus, una coppia ormai veramente fantastica, ci hanno fatto divertire tantissimo, non solo con i loro outfit abbinati che mi hanno fatto troppo sorridere, a partire poi dall'inizio quando Fiorello non aveva svelato la sua prima performance con questo mantello fiorato pesantissimo e la faccia sbigottita di Amadeus, davvero che non si aspettava quell'inizio di Sanremo, e soprattutto tutte le scenette che hanno avuto a che fare con la DAD, che non più che una didattica a distanza era un po' un momento divulgativo particolare fatto anche sulla base della leggerezza, ad esempio la storia del festival con anche delle lezioni di lambada che sono state molto divertenti, e anche un momento davvero di altissima istruzione. Ci hanno spiegato i nomi delle dita dei piedi. Sì, che devo dire, io conoscevo già perché faccio delle ricerche mie personali, però anche insomma, alcune le ricordavo, alcune no, devo dire la verità, tipo annulo proprio e minulo no. Poi ce ne sono tanti altri, insomma, anche sulle dita di piedi ci sono diverse versioni, sì, vero, generazioni, alluce, illice, trillice, pondolo e mellino, insomma ce ne sono diverse, però è sempre un momento, insomma, già si è notato dall'apertura che è stata fatta da Amadeus, l'obiettivo era quello di far divertire, di dare leggerezza, e devo dire che ci sono riusciti. Ecco, proseguiamo, perché tra le star, diciamo, della prima puntata c'è stata anche lei, Matilda De Angelis, 25enne, che davvero non mi piace dire che si tratti di un'attrice, perché l'abbiamo vista in tantissime vesti, anche di cantante, bravissima, ma intrattenitrice, ha retto benissimo il palco nonostante la sua giovane età, ma la sua grande esperienza anche in serie TV e in film internazionali, è stata una spalla anche comica perfetta. Ed è stato molto bello anche il suo racconto del bacio e proprio della mancanza di vicinanza di questo periodo Covid, anche dei sentimenti. Sì, e rispecchiava anche un pochino quello che viviamo tutti i giorni. È un periodo difficile perché ci troviamo di fronte ad una terza, quarta, quinta ondata, insomma. E non si vedono, insomma, speranze non ci sono all'orizzonte, perché la situazione degenera sempre di più. Quindi questo dettaglio di un contatto che manca effettivamente anche tra persone che sono vicine
è sicuramente testimone di un momento particolare. Mi sono piaciuti tanto anche i suoi look, questo vestito viola, come possiamo vedere anche da alcune nostre grafiche che abbiamo preparato praticamente su tutti, quindi potete vedere tutto. Questo outfit in viola molto semplice, senza troppe scollature, anche se molto elegante. Il secondo outfit invece nero, un po' più classico, e poi un completo che ho adorato, che ha utilizzato nel finale anche nel duetto con Fiorello, con questo completo e una bralette. Anche molto giovane a rispecchiare il suo stile, molto sobria poi rispetto sì, a tutta la kermesse che c'è stata a Sanremo, e devo dire che ha scelto anche nel dettaglio i look perché ha alternato non soltanto i colori però anche gli stili, e quindi questa cosa dava anche equilibrio a quelli che erano poi le canzoni o gli spazi insomma comici. Procediamo con i cantanti perché veramente ne sono tanti, così come le cose successe, così commentiamo anche un po' il look. Ad aprire la gara dei cantanti alle ore 22, quindi praticamente quando già eravamo quasi in fase REM ma abbiamo resistito, c'è stata lei, Arisa con Eccola. Un completo color corallo che mi è piaciuto molto, devo dire, anche sì. se... forse tra capelli e make-up qualcosa c'era da rivedere, infatti è stata presa anche un po' di mira per la sua codina di cavallo inserita in il suo tubo, rubinetto, praticamente, sì. Rubinetto portatile. Era un po' too much, bisogna dirlo, quasi... insomma, un po' tantino, esagerato, perché effettivamente quel completo le donava. Sì, sì, era bello il completo. Però era molto eccentrica negli accessori. Sì, le unghie rosse molto lunghe, questo rossetto borgogna molto forte, questi capelli con delle mesh bionde, quindi veramente un che po' poi, troppo. Che poi, insomma, non entravano poi anche molto in questa rivincita che si sente dalla canzone, anche sì. perché la canzone, insomma, rientra nello stile degli anni 20, quindi, insomma, tra i 20 e i 50, quindi, insomma, avrei... Ti è piaciuta la canzone? Devo dire la verità, sì. Anche a me tanto. Una canzone molto bella e sembrava scritta da lei, dico la verità, perché abbiamo comunque ascoltato Sincerità all'inizio e poi abbiamo visto l'excursus di Arisa, e poi questa canzone, seppur non sia stata scritta da lei, insomma la rispecchiava molto, quindi era adatta a lei. Il problema era solo l'outfit, ripeto, io personalmente avrei scelto qualcosa in linea con la canzone, anche per cercare poi di dare il senso effettivo. L'interpretazione c'era, però insomma guardarla distraeva un po', diciamo, con tutto questo essere molto forte, anche perché effettivamente la canzone parla di una donna fragile che è stata anche vittima di un amore, possiamo dire, tossico, invece sembrava tutt'altro. Che una donna fragile. Troppo felice. Esatto, troppo felice, ma effettivamente anche con colori aggressivi, quindi sì, però io mi voglio sbilanciare, almeno per quanto ho ascoltato fino ad oggi, poi vedremo e ascolteremo stasera, ma secondo me potrebbe vincere a mani basse per quello che ho ascoltato. Dico la verità, il livello è molto... bassino. Lo possiamo bassino. Dire senza lo dico, senza alcun problema. Prendo, insomma, mi dispiace, lo ammetto, mi dispiace perché mi aspettavo un livello un pochino più alto. Tutte le polemiche che ci sono state, insomma, potevano essere spente da un livello canoro anche molto alto. Invece diciamo che ci ritroviamo sempre in quella nicchia di canzoni, in quella nicchia di cantanti che già conosciamo e che sono poi una conferma. Sì, ma anche perché io penso che sia Amadeus a scegliere comunque le canzoni con uno staff, e credo ci sia stata proprio una scelta mirata di un determinato tipo di canzoni, ma anche di artisti molto molto giovani, sì. appunto con l'utilizzo di questi autotune, piuttosto che molto conosciuti sui social, proprio magari per dare un'idea di leggerezza al festival, che però sembrava più il festival bar piuttosto che la classicità comunque della canzone italiana, che è il Festival di Sanremo. Sì, effettivamente il sottotitolo è il Festival della canzone italiana, e in questo caso insomma ci troviamo di fronte a delle tecniche anche musicali che vanno un po' contro la canzone italiana. Siamo abituati anche agli errori, agli scivoloni, certo. alle parole dimenticate. Questi elementi fanno sicuramente capire la veridicità di un cantante
e anche il suo modo di superare un momento di imbarazzo. Probabilmente l'autotune sicuramente copre alcuni errori, alcuni problemi, e questo non rende un cantante effettivamente un cantante, ma solo un interprete. Esattamente, concordo appieno. Parlando proprio di canzone italiana, c'è stata una super ospite che ha fatto parlare molto di sé, qui già sorrido, perché parliamo di Loredana Bertè, fantastica, con, a prescindere che sono proprio piovuti dal cielo miliardi di meme, soprattutto per la sua capigliatura con questo frontino di farfalle che hanno paragonato al vestito col tatuaggio con la farfalla di Belen. Sì, uguali. Quindi, esatto, perché richiamavano un po' gli stessi colori, quindi si è fatta molta ironia su questa cosa. Loredana Bertè, fantastica, incredibile proprio nel parlare di donne super della musica italiana e non solo, un super medley con le sue canzoni più famose, e poi ci ha regalato la sua ultima hit, Figlia di Loredana, che è una canzone molto particolare. Vi invito ad ascoltarla, ma ormai io da stamattina già l'ho ascoltata almeno 10 volte in radio, quindi non avrete sicuramente problemi per scoprire questa sua nuova canzone, che sembra tanto una hit estiva, ma dal testo molto molto particolare, possiamo moltissimo, dire. Moltissimo. Però devo dire che questo cambio di rotta che c'è stato con la Bertè si era già intuito da qualche estate, perché comunque aveva iniziato delle collaborazioni di featuring con alcuni artisti. Con i Bundabash, se non, erro, sì. Insomma, già si era capita la linea di Loredana. Questa sera, cioè ieri sera, ci ha stupito notevolmente, perché ancora una volta è impossibile immaginare quello che canterà, come si vestirà e anche come lo canterà. Però è fantastica. E questo la rende unica, devo dire. Sicuramente viene fatto sempre il paragone con sua sorella, Mia Martini, che insomma non c'è più una mancanza che lei vive tuttora, e che nonostante anche delle difficoltà nell'essere melodica in questa canzone, però ha reso il senso. È verissimo, una fantastica artista a 360 gradi. Parlando sempre di ospiti, c'è stato un altro ospite molto importante, l'infermiera Covid, Alessia, che è stata protagonista di un momento sociale molto molto importante, che ha voluto fortemente Amadeus nel ricordare anche l'anno Covid, l'importanza delle mascherine, di tutte le norme sanitarie e del grandissimo impegno degli operatori sanitari di tutta Italia. L'infermiera Alessia la ricorderemo per le foto divulgate nel primo lockdown, dei segni che aveva sul viso, di queste mascherine che veramente portava tutto l'arco della giornata e che portavano appunto dei segni non solo interiori per la grande tragedia che l'Italia stava vivendo, ma anche sul suo corpo, proprio sul suo viso. Ovviamente ieri si è presentato in una veste fantastica, una bellissima ragazza, super mega elegante, infatti chissà se avrà anche un futuro nel mondo dello spettacolo, perché la domanda sorge spontanea, ma ovviamente è stata portatrice anche di un messaggio per quanto riguarda la lotta al Covid molto molto intenso. Un momento che insomma è stato anche importante, non soltanto per il messaggio che è stato dato, però è anche perché effettivamente sentire dalla viva voce l'esperienza di qualcuno che ha toccato con mano questo virus è sicuramente l'insegnamento anche per chi l'ha vissuto di passaggio, insomma. È un momento, anche quello che stiamo vivendo oggi, non ne siamo totalmente usciti, quindi l'importante è avere sempre a mente quello che abbiamo passato per evitare poi di cadere nuovamente in questa trappola. È verissimo, un messaggio veramente molto importante, ma ce ne sono stati vari a sfondo sociale di tutta la serata con Amadeus. Io intanto faccio un passo indietro, perché ho dimenticato un elemento fondamentale che avevo all'inizio della scaletta, perché ho parlato dei presentatori, ho parlato di Amadeus, di Matilda, ma non ho parlato di lui, Zlatan Ibrahimovic, quindi recupero subito. Ce lo siamo dimenticati. Zlatan, perdonami, mi prostro ai tuoi piedi, non lo so che sono così importanti nel calcio italiano. E allora, Zlatan sicuramente non è l'emblema della sobrietà, no, nonostante un completo ovviamente molto classico, con questa super mega spilla con scritto Ibra, con questo proprio, codino, con questo codino che lo caratterizza ormai da tempo. E soprattutto io sono morta dalle risate, perché ormai è come se fosse un po' ingabbiato nel suo personaggio, sì, perché faceva lui stesso le battute
con quest'aria molto seria, e quando la telecamera poi si allontanava rideva come un pazzo. Devo dire che mi ha stupito, perché comunque la personalità di Ibra è conosciuta. Però mi ha stupito perché effettivamente è una persona che sa stare al gioco. Il peso che c'era sulla sua presenza a Sanremo si è fatto sentire già ormai da un mese, quindi tutti aspettavamo la sua entrata, e quando è arrivato il tempo è volato, devo dire. Non mi sono resa conto dei minuti che passavano, anche perché ha dato leggerezza. Sì. E diciamo che da uno sportivo è difficile aspettarsi qualcosa del genere, perché comunque uno sportivo è sempre molto attento, posato. Invece lui ha dimostrato di essere una persona che sa stare al gioco, che sa anche ridere di se stesso. Stasera non ci sarà, perché seguirà ovviamente il Milan nella gara di San Siro, anche se non giocherà per infortunio, però ovviamente non ha voluto presenziare all'Ariston proprio per essere vicino alla squadra in un momento così delicato del campionato. Ritorniamo prima della pubblicità all'ultimo ospite che analizziamo, poiché è impossibile non parlarne: Achille Lauro, un po' cavaliere dello zodiaco, un po' Sailor Moon, un po' piumato, fatto sta un po' tutto, sì, assolutamente, che ha cantato con questo quadro, come ha detto lui. Ogni sera presenterà appunto un quadro con un messaggio anche sociale molto importante, e questo mi è piaciuto molto, con questa performance come al solito sopra le righe, ma neanche troppo, devo dire la verità, perché era ciò che mi aspettavo da Achille Lauro. Infatti forse mi aspettavo qualcosa in più, almeno qualcosa di diverso rispetto al solito già ottimo Achille Lauro. Questo sì, ce l'aspettavamo un po' tutti, credo, anche perché è come se avessimo davanti un personaggio già visto. Sì. E quindi questa cosa, insomma, ha creato anche un pochino di disagio. Però... E poi non ha cantato in diretta, ma era un video registrato, sì, praticamente. Quindi anche questo. Sì. Però dai social, insomma, era chiaro l'apprezzamento nei confronti del pezzo che era stato cantato, tant'è vero che hanno richiesto la partecipazione effettiva e dunque di farlo entrare in gara. Quindi dai social si è capito molto di questa performance. Personalmente anch'io mi aspettavo qualcosa di più. Forse abbiamo troppe aspettative nei confronti di Achille Lauro, perché ci ha sempre stupito, e quindi ieri sera effettivamente era un po' meno. È vero, è vero, infatti ieri rimandato, stasera vediamo, ovviamente abbiamo tutta l'intenzione di dargli bei voti nei prossimi quadri. Intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo a parlare di Sanremo tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati a Gossip Mania. Stavamo parlando, ovviamente commentando, analizzando in maniera capillare qualsiasi cosa riguardante la prima puntata del Festival di Sanremo. Ci eravamo fermati prima della pubblicità da Achille Lauro e ritorniamo, abbandoniamo per un attimo gli ospiti perché dobbiamo analizzare ancora un altro po' di cantanti. Infatti ha spopolato assolutamente, piazzandosi forse anche un po' a sorpresa prima in classifica, Annalisa con il suo pezzo 10. Outfit abbastanza sobrio, si intravedeva giusto il suo tatuaggio, quindi leggermente scollata ma mai volgare, devo dire, con queste scarpe rosse molto belle e particolari. Una performance intensa, vocalmente come sempre bravissima, precisa ma di cuore, emozionale, quindi veramente una bella performance, una bella canzone. È stata una conferma. È stata una conferma, e devo dire che me l'aspettavo, perché Annalisa, comunque, o Nali come si fa a chiamare il suo nome d'arte, è una cantante a tutti gli effetti, però è una cantante di cuore, quindi è uno stile il suo totalmente diverso dai cantanti che abbiamo sentito finora, anche perché ha portato avanti sempre la stessa linea. Devo dire che mi trovo a discutere di questo perché ho notato anche in cantanti storici a vedere un cambio di rotta.
probabilmente per motivi di marketing o di strategie commerciali. Invece credo che sia importante, come Fannalli, seguire la propria linea e cercare poi di mantenere lo stesso percorso, perché se si canta col cuore, il proprio cuore va verso una specifica direzione. È verissimo, altra band questa volta che ha veramente confermato le aspettative con una delle performance live secondo me più belle, ma loro sono delle macchine da guerra, i Maneskin, con la loro Zitti e Buoni, buoni ok, zitti non proprio, poiché è stata veramente un inno all'energia, alla carica e al carattere con la bellissima voce di Damiano, ma veramente una performance live perfetta, possiamo dire, una canzone anche riverente, piena di parolacce, anche in questo caso giustamente ha detto sempre mio padre, che ormai cito sempre in tutte le trasmissioni, dallo sport al gossip, ha detto un tempo a Sanremo guai a dire una parolaccia, non si poteva, né sul palco né in una canzone, persino ne ho contate 3 o 4 in maniera distratta. Qualcuno in più, c'è esatto. Qualcuno in più, però devo dire che lo stile mi è piaciuto. È il loro stile, quindi sono stati fedeli a loro stessi. Sono stati fedeli a loro stessi. Devo dire che anche se c'erano un pochino di parolacce nella canzone, però non era, diciamo così, poco orecchiabile. Quindi mi aspettavo in questo caso però qualcosa in più. Sì, io mi aspettavo sinceramente la classica ballata, tipo Marlena torna a casa, e con quella vittoria spianata, diciamo. Sì. Invece molto spesso, secondo me, quando già sanno che ci sono dei favoriti e quindi magari è difficile attentare al podio, si tende a portare una canzone che sia più difficoltà a far conoscere, perché magari più irriverente, vuole essere un messaggio sociale, e quindi hanno detto ci divertiamo, facciamo finta che sia un grande show con un grande pubblico e facciamo conoscere anche questa parte di noi più rivoluzionaria. Sì, e credo che sia, diciamo, un percorso anche importante, perché loro superano già un primo step, cioè quello di mandare le loro canzoni e restare in attesa che certo vengano scelte o meno. Quindi è sicuramente legato a questo, però è anche giusto avere degli artisti poliedrici da questo punto di vista, perché a lungo andare, insomma, l'artista può stancare col suo stile se non è innovativo. E nel caso dei Maneskin, questa canzone non era proprio nelle loro corde, però sicuramente un aspetto gradevole. È vero, anche a me sono piaciuti. Arriviamo alle dolenti note, poiché ne avevamo parlato nelle scorse puntate. Finalmente abbiamo visto Noemi con Glicine. Già la mia amica ha detto, ha scopiazzato il titolo di una canzone di Carl Brave, quindi sì, già per questo depennata da tutte le fan, come giusto che sia. Vestito super mega bello, scintillante, super elegante, chioma rossa, fantastica. Effettivamente abbiamo visto questi grandi risultati della fisico mozzafiato. Fisico mozzafiato, ma sinceramente io l'ho trovata, ora non so, magari sono un po' prevenuta dai discorsi che abbiamo fatto, ma io l'ho trovata senza cuore, che ha cantato per se stessa, non mi ha emozionato, canzone bella da Noemi, non c'è niente da dire, infatti si è piazzata anche abbastanza alta nella classifica, però non ho ritrovato quel graffio di Noemi, quel grande carattere, non so, sorrideva, cioè non si può sorridere quando si parla d'amore e di drammi d'amore. Cioè, no, effettivamente no, insomma. Ritorniamo sempre al solito discorso, anche l'avevamo affrontato nelle puntate precedenti, e questa trasformazione, questo voler dimenticare il suo passato probabilmente si è poi traslato anche nella musica, perché sì, non è la stessa Noemi che conosciamo. Mancavano anche a livello musicale alcune cose, alcuni dettagli, tant'è vero che io ero di spalle quando ho sentito Noemi e ti dico la verità, non mi sono girata perché non l'avevo riconosciuta. E continuato a fare quello che stavi ho facendo. Ho continuato a fare quello che stavo facendo, quindi anche questo per me è sintomo che manca qualcosa, perché quando si sente un artista che si conosce e che si ama, insomma, gli occhi si illuminano, brillano, invece in questo caso nulla. Eh sì, la dobbiamo riascoltare per concederle ancora il beneficio del dubbio. Con riserva, riserva. Anche perché la prima è sempre la prima. Così come prima edizione del festival per la giovanissima Madame, della quale ho parlato anche in Hit Parade 91 nella nostra classifica del sabato sera, che infatti è entrata con veramente tantissimi record di visualizzazioni, album venduti, un nuovo album, quindi veramente un periodo fantastico per questa 19enne seguitissima.
prima dai giovani e che fa parte dell'esercito dell'autotune, perché mi dispiace tantissimo dirlo, ma anche in questo caso la seguo poiché molte amiche sono fan, ma mi aspettavo qualcosa di più già come testo della canzone, visto che ci ha abituato a testi sempre molto forti e soprattutto sempre riprendendo le parole dei miei genitori, perché ovviamente siamo comitato Visione Sanremo, in molti momenti non si capivano neanche le parole della canzone. Non so se era l'ansia, insomma, se era l'angoscia della prima serata, però effettivamente c'era molta confusione. Non so se è legata, insomma, al testo o alla voce, che non era ai massimi livelli, però ecco, forse questa autotune salva in calcio d'angolo alcuni artisti. Devo dire che personalmente, insomma, non è una tra le mie artiste preferite, però l'ascolto volentieri proprio perché i temi che tocca sono molto importanti. In questo caso non c'era, insomma, una base forte, non c'erano delle fondamenta solide in questa canzone e quindi era semplicemente una canzone di passaggio. Sì, magari da riascoltare anche in radio, poiché forse proprio con troppe emozioni, troppa foga, anche se quando si parla di troppa foga parleremo poi a breve di chi è il massimo esponente di questa prima puntata, però invece outfit promosso, almeno a me è piaciuto tantissimo questo tailleur paillettato con questa camicia un po' di velo che si intravedeva, quindi veramente è un outfit di carattere così come la conosciamo, perché appunto è un artista di grande carattere. Continuiamo, parliamo questa volta di una coppia, Coma Cose, e appunto una coppia di fidanzati, infatti già questo hanno tutta la mia stima, perché nel caso dovesse andare male l'amore, poi non so cosa, finisce anche la loro avventura musicale con Fiamme negli occhi, questa canzone che appunto descrive la loro relazione, prima di tutto outfit abbinato con questo pitonato rosso sia per lui che per lei, ma praticamente ci hanno cantato come se fossero a casa in una cena a lume di candela, uno di fronte all'altro, giravano e non so, non mi hanno particolarmente convinto sinceramente. Diciamo che mancando il pubblico dovrebbero rivolgersi a noi a casa. Esatto, ci hanno proprio calcolato. Ci hanno proprio ignorato e quindi insomma non si è creato quel feeling con il pubblico. Sembrava effettivamente che stessero cantando l'uno per l'altra e non hanno attirato poi anche i giovani, perché i giovani hanno bisogno di essere coinvolti. Sembrava semplicemente di sentirla alla radio come la sentiamo sempre. Sì. E che probabilmente quando poi usciranno i video di queste canzoni io sto aspettando di vedere cosa faranno vedere, perché insomma mi aspettavo qualcosa di più, l'outfit era molto aggressive ma poi non era accompagnato da nulla. Sì, un po' Alvaro e Romina di noi altri, insomma. Sì, però in quel caso insomma loro comunque il palco lo riempivano. È vero. E lo fanno tutt'oggi quando ci sono le performance. Quindi anche senza pubblico riescono anche a far cantare noi a casa. Invece in questo caso sembrava una misera canzone tra due innamorati adolescenti per la strada. È vero, chi invece il palco l'ha riempito con una band di cartonati è stato Max Gazzè, un genio indiscusso, vestito, chi dice da mago, chi dice da Leonardo da Vinci, chi dice ancora da appunto da farmacista, poiché da questo stregone, quindi con queste pozioni, che poi farmacista è anche il titolo della sua canzone, anche in questa occasione, in questo festival ci racconta una vera e propria storia, un vero e proprio tratto di vita, un genio assoluto fuori gara, secondo me, perché è fantastico. Sì, devo dire che stupisce anche lui sempre. Molte sono state le critiche dai social proprio perché lo paragonavano ad Albus Silente, insomma. Sì. Però devo dire che al di là dell'aspetto fisico, che più che altro sembrava poco curato, invece era curato nel minimo dettaglio, ogni singolo particolare che aveva indosso era stato studiato proprio per la canzone e devo dire che è tra quelli papabili secondo me per la vittoria, già da adesso mi permetto di dirlo, perché Max Gazzè è comunque una conferma sempre, i suoi testi fanno cantare
ognuno di noi, dai più piccoli ai più grandi. E devo dire che ho avuto anche un incontro con Max Gazzè, sono stata fortunata quando studiavo all'epoca, ero giovane, e l'ho incontrato, ho avuto l'opportunità di parlargli, di intervistarlo, ed è stata un'esperienza sensazionale, perché ci siamo totalmente dimenticati delle telecamere, perché è una persona che ti trascina in qualsiasi, su qualsiasi argomento, è capace di creare insomma un trattato, e lo fa anche attraverso le sue canzoni, che hanno anche dei significati nascosti, quindi bisogna studiare il testo, sì, ascoltarlo più di una volta, e poi ti entra in testa e non lo dimentichi più. Infatti, fantastico testo, sicuramente da riascoltare con molta attenzione, senza lasciarsi distrarre, tra virgolette, dalla performance unica nel suo genere. Ora apriamo un altro argomento, sempre nel parlare di ospiti e di cantanti in gara, parliamo dell'argomento emozioni, di coloro che si sono lasciati trascinare dalle loro emozioni, a partire dal primo super ospite della serata, Diodato, il vincitore dello scorso anno. Ovviamente ha ricantato la bellissima Fai Rumore, ma anche i suoi più grandi successi, che secondo me avrebbero potuto vincere tutti, sì, il Festival di Sanremo dell'anno in corso, di quando sono uscite. E devo dire, anche lui era molto emozionato, devo dire la verità, tant'è vero che ha ricevuto un po' di critiche perché un pochettino astonato in alcuni, un ciccinino, giusto un po', giusto un po', però lo perdoniamo perché ci fa sognare, quindi va bene così. Lo perdoniamo, e devo dire che comunque qualsiasi sia la situazione, insomma, che vive, Diodato è capace di trasmettere qualsiasi sentimento, qualsiasi sensazione. L'ha fatto anche ieri sera, e devo dire che soprattutto dopo i giovani che insomma hanno utilizzato l'autotune e così via, mi ha dato il senso di purezza. Sì, ma proprio di Sanremo, di Sanremo, canzone di Sanremo. Ed vero, è stata una conferma, perché la vittoria insomma dell'anno scorso sicuramente era meritata, anche se ci sono state delle critiche, ne ha ricevute tante, ma devo dire la verità, ha fatto bene a non fregarsene, a continuare per la propria strada, perché è una persona che lavora molto sui testi, ma anche sulla melodia, e quindi lasciamo passare questo piccolo dettaglio. Sì, facciamo assolutamente passare questo piccolo dettaglio, perché lo adoriamo così. E parlando ancora di emozioni, c'è qualcuno che si stava assolutamente sentendo male, malissimo, sul palco dell'Harrison, che non ha saputo gestire le sue emozioni, paure, davvero, poi le ha liberate tutte quante alla fine della canzone. Parliamo di Fedez e Francesca Michelin, molto molto attesi dal pubblico con questa canzone. Possilla, abbiamo scoperto l'iniziale, sì, del nome della futura figlia di Fedez e Chiara Ferragni, grazie all'outfit della serata, che però ha lo stesso in piccolo di Leone, sì, quindi erano bellissimi, identici insieme, uno sull'Ariston, sul palco dell'Ariston, e l'altro da casa. E la baby Ferragni si chiamerà V. Per il momento V. Quindi mi raccomando, fateci sapere. Lui già aveva mandato dei dettagli, perché c'era una foto di lui alle spalle che insomma faceva questo segno. Era ragione, insomma, si capiva qualcosa. Poi l'incontro a casa Versace con Leo i piedini sul divano, e poi insomma questo outfit, quindi sono tutte conferme. Però devo dire la verità che, poracci, anche loro hanno cantato tardi e tutti dicevano facciamo presto perché sennò Chiara partorisce. Quindi c'era tensione, si sentiva tensione, perché insomma il festival dura sempre tanto, sì, tempo. Fedez terrorizzato, possiamo dire, si vedeva, era accigliato mentre cantava, soprattutto la prima parte melodica, proprio terrorizzatissimo. Poi quando è iniziato la parte più veloce rap, era più nella sua comfort zone, si è lasciato un po' andare. Quando è terminata questa esibizione legata poi con un nastro, sì, con i due microfoni, anche qui potete vedere su internet i tantissimi meme dedicati, Fedez è scoppiato in lacrime proprio per liberare questa grande emozione. Era, credo che fosse, diciamo, il passaggio necessario, anche perché sta vivendo un momento importantissimo, sì, quindi insomma sta accumulando tanta tensione, c'erano state le paure insomma del Covid, c'erano state le paure della canzone che non venisse accettata, quindi insomma ha scaricato tutto, e speriamo che questa sera insomma questo filo venga eliminato, perché insomma è inguardabile.
però che si lascia andare, si lascia andare. Esatto, anche perché la prima serata è sempre più di ansia, di tensione su un palcoscenico comunque storico per i cantanti, lo ripetiamo dopo un anno che non si sono esibiti a causa Covid, però adesso Federico divertiti, assolutamente, sì. Cioè divertiti, è giusto anche che sia così. Devo dire non me l'aspettavo però perché insomma è un personaggio che ride di sé. È abituato ai live, grandi show, concerti. Però ecco, forse la presenza della Michelin gli aveva creato un po' di ansie. Responsabilizzato ancora di più anche per lei, ovviamente. Quindi insomma è giustificato anche lui, sì, con riserva, sì, sì, l'ascoltiamo li nuovamente. Li perdoniamo tutti, un po' meno il prossimo che... Un po' meno perché... Esatto, dovrebbe andare Fedez a scuola da Iello, sì. Su come si gestiscono le emozioni forti, diciamo. Sì, devo dire che lui proprio spaventatissimo. Aiello, non so, dici il segreto per non perdere la voce e urlare così tanto, non ne ho idea. Quello delle madri, quando ci lanciano cucchiarelle e cose del genere, uguale, il livello era quello. Scherzi a parte la sua ora, questa canzone d'amore rabbiosa per questo rapporto che è finito con un terzo incomodo, possiamo dire. E infatti ci siamo visti un po' rispecchiati anche in questo brano. Devo dire però è stata proprio la foga del momento, anche qui i meme si sono sprecati, video, fotomontaggi, videomontaggi, qualsiasi cosa, perché ho ascoltato poi la canzone stamattina casualmente in radio ed era, non dico normale. Sottotono, ma era esatto con una foga normale, quindi è stato proprio l'interpretazione del momento e va bene così anche in questo caso. Un po' troppo, però insomma, bisogna lasciare un segno. Esatto, bisogna parlare, bene o male, l'importante è che se ne parli. Sì, ha fatto parlare di sé e sicuramente è stato... insomma, ha confermato poi quelle che erano anche le sue precedenti performance, quindi sempre molto particolari, anche se non ci aspettavamo questo sfogo così, insomma, era abbastanza spaventante, cioè spaventava le persone che lo ascoltavano. I meme ce ne sono a milioni, che girano poi, credo anche su TikTok in queste tantissimi. Ultime ore, però insomma... Va bene così, non fa nulla. Va bene così, ti seguiremo comunque, non preoccuparti, apprezziamo comunque il carattere. E invece per quanto riguarda look, autotune è un po' lo snaturarsi come outfit, ma neanche troppo. Parliamo anche di una combo di altri due artisti in gara, prima di parlare degli ultimi. Parliamo di Gaemon e di Phasma. Phasma che è conosciuto dallo scorso anno, che ha partecipato a Sanremo Giovani, finendo però secondo anche qui un po' di critiche. Anche se io tifavo per Leo Gassman, quindi sono felicissima comunque per come siano andate le cose. E Gaemon, che lo abbiamo lasciato praticamente qualche anno fa al festival con i capelli biondi rasati e comunque con un genere musicale molto R&B, uno stile di vestiario classico, l'abbiamo ritrovato anni 60 coloratissimo e con dei riccioli castani. Sì, c'è confusione anche qui. Perché insomma è difficile per me cercare di collocare questi artisti, sentendo poi anche le canzoni, su una linea temporale stabile, perché ecco, in questo caso poteva starci il look di Gaemon, però spero che insomma lo cambi poi nelle... Anch'io decisamente, perché anche se ho dei dubbi. Non gli sta molto bene, insomma. No, soprattutto la camicia, devo dire la verità. Poi questi riccioli, insomma, non è che siano un granché. Però, insomma, beato lui che ce li ha così naturali. Vero, è vero. Li apprezziamo meno l'autotune di Phasma, anche in questo caso, ovviamente, il suo stile, il suo genere, anche lo scorso anno, la sua canzone che ha avuto tanto consenso era ugualmente strutturata, quindi ha comunque continuato con questo filone di canzoni. Ultimi, ma non in ordine temporale, anzi, si sono comunque esibiti come secondi. Questo inedito duo che sinceramente a me è piaciuto tanto, infatti ho postato anche sui social già la loro canzone perché mi dava proprio allegria, spensieratezza, quindi si ripropongono secondo me come nuova hit anche in vista dell'estate, un po' sulla linea di dei vari stato sociale, pinguini tattici nucleari, e sono con la Pesce e Di Martino con la loro musica leggerissima che... secondo me può avere tantissimo successo al di là del festival. Devo dire che è stata una boccata d'aria, è stata una canzone che comunque
mi ha permesso di ascoltarla interamente senza pensare a nulla. E ti entra subito in testa, è incredibile. Io già la cantavo, mentre l'ascoltavo già cantavo. Sì, ti entra subito in testa e poi effettivamente è una canzone che rispecchia poi anche la volontà del festival, quindi sicuramente erano in linea con il messaggio che ha voluto mandare Amadeus in principio e che poi è stato poi deviato da altri artisti nel corso della serata tra, insomma, appearance e così via, però. E però ci sta anche questo. Noi, cara Elvira, visto che già abbiamo sforato con la nostra tempistica, ma era tutto previsto, per ovviamente, forza, perché Sanremo è Sanremo, quindi dovevamo parlare per forza di tutti, siamo in chiusura. Grazie mille a te. Grazie a te. E stasera, insomma, davanti alla TV. Stasera, seconda tranche, ne parleremo ovviamente domani, però non vi preoccupate perché il gossip è all'ordine del giorno. Ci siamo dimenticate però di dire una cosa molto importante, la diciamo in chiusura anche perché è una novità di giornata e siamo anche in attesa dell'ufficialità. Sembra ormai imminente il ritiro di Rama, sì, proprio dal festival a causa Covid, poiché due membri dello staff sono risultati positivi, quindi anche lui in attesa ovviamente dei tamponi seguenti deve osservare come da protocollo l'isolamento di almeno 10 giorni o 14 nel caso si trattasse di variante di Covid. Quindi purtroppo era stato proposto anche di mandare il video delle prove, sì, per cercare di ovviare al problema, ma ovviamente, come già avevamo detto anche nelle scorse puntate, sarebbe stato ancora più falsato. Non era possibile, devo dire che mi dispiace perché comunque Rama ha sempre lasciato il segno con le sue canzoni. Sarà per il prossimo Sanremo. È stato sfortunato, è vero, speriamo si possa trovare una soluzione in attesa dell'ufficialità. Questa volta veramente chiudiamo, non vi tratteniamo più e ci rivediamo però domani con il nostro Gossip Mania per parlare di Sanremo, ma anche di tantissimi, tantissimi gossip. A domani!